A questo punto io do il benvenuto a tutti i collegati. Oggi presenteremo l'MBA in International Management di SCP Business School. Passo quindi la parola a Federica Simionato e auguro a tutti un buon webinar. Prego, Federica. Grazie, grazie a voi per essere collegati e spero questa mezz'oretta che passeremo insieme nella presentazione del programma sarà utile per voi per chiarire meglio chi siamo come scuola, come business school e anche approfondire di più l'MBA, perché bisognerebbe scegliere questo tipo di programma e soprattutto farvi ispirare su quello che potrebbe essere il vostro futuro a seguito della frequentazione di un programma così intenso e significativo nella vita di una persona che ha già terminato il percorso degli studi, si è messa a lavorare e poi adesso appunto sente la necessità di ritornare sui banchi di scuola. Io passerò durante questa presentazione attraverso i profili di studenti che effettivamente hanno fatto il programma, quindi i nomi che vedrete sono di studenti reali, per darvi proprio l'idea di cos'erano prima e cosa sono ad oggi a livello professionale dopo essere passati dai SEPE. Ci saranno anche dei video, per cui l'audio spero si sentirà e vi potrete godere delle panoramiche su quelli che sono i programmi e quelle che sono le attività organizzate dal campus di Torino e dal resto dei campus. Iniziamo pure con la presentazione, appunto, con un video. Benissimo, quindi come avete potuto vedere da questo primo video avete capito più da vicino che ci teniamo molto alla struttura multicampus, che siamo molti accreditati, abbiamo diversi riconoscimenti nei ranking internazionali relativi ai programmi offerti dalle business school, ma effettivamente perché dovreste scegliere di affrontare un percorso di MBA? Perché state cercando di cambiare qualcosa, presumibilmente all'interno della vostra posizione lavorativa attuale, perché non vi soddisfa al 100%.
la maggior parte delle persone che si rivolgono a noi per affrontare appunto un percorso di MBA sono alla ricerca di un cambio di ruolo all'interno magari della stessa azienda, della stessa industria, dello stesso settore, oppure cercano di cambiare settore, per cui magari lavorano nell'ambito dell'industria manifatturiera e vogliono passare ad un'azienda di consulenza, oppure addirittura vogliono cambiare paese, per cui tutto il resto relativamente alla loro attuale condizione lavorativa li soddisfa, però non vorrebbero più lavorare nel paese in cui lo stanno facendo attualmente. Questi sono degli esempi di nostri studenti. Come vedete, abbiamo fatto una selezione di studenti italiani per via del fatto che appunto di solito questa presentazione la facciamo rivolta ad un'audience italiana, tuttavia ovviamente potete immaginare che abbiamo studenti provenienti da tutto il mondo e dopo lo vedremo più nel dettaglio. Alcuni di loro, come vedete all'inizio del programma, erano molto giovani, per cui avevano 25-27 anni, altri invece erano oltre i 30 anni, per cui abbiamo un esempio di una ragazza di 32 anni. Tutti quanti avevano già alle spalle un titolo di laurea, fosse questo una laurea triennale o una laurea specialistica, e tutti quanti avevano l'obiettivo di cambiare qualcosa all'interno del loro profilo professionale, e dopo vedremo effettivamente dove sono arrivati, in che cosa li ha favoriti l'MBA. A livello di composizione della classe, proprio anche inerente ai casi di studenti che abbiamo visto prima, c'erano studenti laureati in qualsiasi disciplina. La classe del 2020, quindi quella che è iniziata a settembre 2019, è composta da 89 studenti, quasi il 50% di donne e uomini, 26 diverse nazionalità e in media 6 anni di esperienza lavorativa post laurea, oltre ad una media di 30 anni di età. Quindi l'MBA è sicuramente rivolto a persone che abbiano già maturato qualche anno di esperienza lavorativa, tipicamente appunto dai 3 ai 6, provenienti da tutto il mondo. Le nazionalità rappresentate, come vedete, sono varie, per cui abbiamo un 25% che arrivano dalla parte europea, un 41% che arriva dalla parte asiatica e poi Sud America e la parte africana in chiusura con il 10% dei rappresentanti. Chi sceglie di affacciarsi ad un percorso di MBA in SPE non necessariamente deve avere alle spalle un titolo di laurea in economia o ingegneria, infatti come vedete gli studi precedenti della classe di quest'anno sono pari, dalla filosofia alle scienze alla legge, e in che modo riusciamo a combinare le due cose, per cui offrire un percorso di general management combinato a un percorso di laurea che non è quello economico, e in che modo combinare le due cose ci porta poi ad avere successo in ambito di carriera. L'obiettivo di questo programma si raggiunge non soltanto grazie alle business skills, quindi tutto quello che è la competenza di general management di base, ma anche grazie a tutta una serie di corsi rivolti al mindset, quindi al cambiare approccio verso la proposizione di se stessi, verso la ricerca del lavoro ideale, verso le capacità più soft, quali per esempio la negoziazione. A livello di successo, quindi, che cosa ci porta? Ci porta a vedere dei dati che sono, per esempio, il 90% di impiegati entro 3 mesi dalla fine del programma e il 48% addirittura di studenti che hanno trovato lavoro prima di finire il programma. Queste statistiche sono riferite alla classe ovviamente dell'anno precedente, che quindi ha avuto tempo di finire il programma e di vedere anche trascorsi i 3 mesi dopo la fine del programma stesso, in cui avevamo 99 studenti e in media 4 anni di esperienza lavorativa. E queste invece sono le statistiche, quelle di cui vi parlavo prima, relative al cambiamento che gli studenti stessi stavano cercando, per cui chi ha finito nel 2019 di studiare attraverso il nostro MBA ha scelto di rivolgersi ad un settore finance ed accounting per il 18%, al settore della consulenza per un altro 18%, e poi via così discorrendo, passando attraverso il marketing fino ad arrivare alla CSR, quindi tutto quello che è inerente alla corporate social responsibility. L'83%, quindi la quasi totalità della classe, ha cambiato qualcosa tra il settore, la funzione o il paese in cui lavorava. Quindi, come dicevo dal principio, questo programma è il programma giusto se state cercando di cambiare qualcosa all'interno della vostra vita professionale e di farlo con successo. Con successo perché? Perché siete guidati da persone esperte che vi possono indicare quale effettivamente potrebbe essere
la giusta via per il vostro profilo e al contempo una commissione anche di nozioni che spaziano dalle conoscenze di general management fino alle soft skills più di per sé. Che cosa ha trovato la classe del 2018 quando ha terminato il programma? Ha trovato impiego in tutto il mondo, chiaramente, perché appunto, come avete visto, tanti di loro hanno cambiato lo stato in cui cercavano impiego. I salari, tante volte ci vengono chiesti, ma qual è il salario che io mi devo aspettare a fronte di questo tipo di investimento? In realtà è molto difficile da dire, dare una risposta concreta, perché appunto, come vedete, i salari variano tantissimo da area geografica ad area geografica. Pertanto sono molto caratterizzati dalle peculiarità del paese in cui ci si va a collocare e dalla tipologia di industry. Non è un caso che per esempio l'ambito finanziario e l'ambito consulenziale siano particolarmente scelti e favoriti dai nostri studenti, perché sono due ambiti di solito ben remunerati, pertanto chi si affaccia ad un programma che prevede un investimento certamente cercherà di rientrare dell'investimento nel minor tempo possibile. E ovviamente, trattandosi il nostro MBA di un programma internazionale, quasi il 60% dei nostri studenti ha scelto di lavorare fuori dal proprio paese una volta terminato il programma, e l'81%, quindi la quasi totalità, lavora all'interno di contesti internazionali, che vuol dire multinazionali o anche realtà più piccole, ma che coinvolgono più stati e che quindi prevedono nuova mobilità. Che cos'è poi effettivamente l'MBA e quali sono le sue caratteristiche salienti? Prima di tutto, per poter accedere al programma è necessario disporre almeno di una laurea triennale con 3 anni di esperienza lavorativa. Noi preferiamo chi ha già un percorso di 5 anni completo con 3 anni di esperienza lavorativa, e questo porta anche al fattore età dei 30 anni di media, perché ovviamente in Italia si finisce la laurea specialistica intorno ai 24-25 anni, per cui 30 anni è assolutamente in linea. Si può studiare per 10 mesi diviso in 2 pentamestri, 2 semestri in 2 diversi campus a scelta degli studenti stessi. Tutti i corsi sono erogati in lingua inglese e chi sceglie di partecipare al nostro programma con per esempio una laurea triennale e 3 anni di esperienza lavorativa può vedere riconosciuta la sua esperienza lavorativa quale esperienza professionale e la sua esperienza professionale quale esperienza formativa, e quindi vedersi riconosciuto alla fine del programma non soltanto il titolo di MBA, ma anche un titolo di secondo livello, quindi come se fosse una laurea magistrale italiana, per cui completerebbe il proprio ciclo formativo attraverso l'MBA senza dover spendere altri 2 anni all'interno dell'università tradizionale. Come vi anticipavo, quello che rende particolare l'approccio metodologico dell'MBA, ma in generale anche di tutta la scuola, è il teaching method, che è cioè tutto quello che è inerente la faculty, tutto quello che è inerente i professori, che cercano di essere il più empatici possibili e di andare il più dritto possibile al punto per fornire tutte le competenze subito spendibili all'interno del mondo del lavoro. Si tratta di un programma di 10 mesi, per cui decisamente intenso. A questo fa anche seguito la professional training and experience, cioè tutto ciò che è inerente al contatto con l'azienda il più possibile dal primo momento in cui si entra in STP, in modo da favorire proprio la messa a terra di quello che è stato trasferito a livello teorico durante le lezioni e il contesto di classe. L'international diversity, per cui le classi sono multinazionali a 360 gradi, sia dal punto di vista dei docenti che dal punto di vista dei compagni di classe. E questo è sicuramente un più che viene riconosciuto da tutte le aziende con cui lavoriamo, perché dà la possibilità di essere inseriti una volta terminato il programma in qualsiasi tipologia di team, in qualsiasi tipologia di azienda e funzione, con successo, perché ormai le dinamiche di gruppo si conoscono molto bene, si è subito proattivi e pronti a raggiungere l'obiettivo senza avere un tempo di impasse per abituarsi al contesto internazionale. Le opportunità di networking non sono seconde a nessuno, perché fondamentali, sono uno dei pilastri del programma stesso, quindi l'opportunità non soltanto di conoscere tantissime aziende durante il programma, ma anche di conoscere compagni di classe che molto probabilmente potrebbero essere colleghi in un futuro prossimo o anche meno prossimo, quindi un futuro un po' più a lungo termine. Come è organizzato il programma? In primis, appunto, come vi dicevo, il primo semestre, che in realtà è un pentamestre, che inizia a settembre, perché quest'anno ci aspettiamo di continuare comunque ad iniziare ad erogare le lezioni da settembre, al massimo al più tardi, di tardare per via della situazione contingente,
entro novembre, quindi non andremo comunque a scavallare sul 2021. I paesi in cui poter studiare per il primo semestre sono Torino, Parigi e Londra. Tutte le lezioni, come vi ho detto prima, sono in inglese. Secondo semestre, di nuovo, a scelta tra Berlino, Parigi e Madrid. E poi, alla fine del secondo semestre, gli elective. Cosa sono gli elective? Sono delle piccole specializzazioni, 12 ore ciascuna. Noi offriamo un portfolio di 24 diverse specializzazioni. Ciascuna di queste è erogata su un campus specifico, si va a vedere qual è il full portfolio e si scelgono le preferite. Come fare? Adesso lo vediamo immediatamente insieme. Il programma è, come vi ho detto prima, una commissione di contenuti molto specifici, quindi relativi al business, alla decisione aziendale, per quella organizzazione aziendale, e anche ovviamente una serie di corsi rivolti invece allo sviluppo personale, per cui l'effective communication, la leadership, la negoziazione, il personal branding e anche ovviamente i valori, che sono molto più pertinenti rispetto agli elective che si sono scelti, per cui se si è scelto di studiare con un focus specifico sul food and beverage o sul luxury management, ci saranno delle caratteristiche personali che bisognerà sviluppare nello specifico per poter avere successo nel settore che si è preferito. Come sono strutturati quindi gli elective? Come vi dicevo prima, sono 24, tutti divisi sui 6 paesi in cui noi abbiamo un campus, più il Beirut, che si pone come porta verso il Middle East. Come si possono scegliere? Si possono scegliere in base alla destinazione preferita, per cui se c'è un paese che si preferisce rispetto agli altri, o diversamente si possono scegliere per tipologia, per area tematica, per cui per esempio se sono più rivolto ad approfondire il tema finanziario posso scegliere tra questi 6 che vedete elencati sulla sinistra, se verso il marketing invece posso scegliere questo altro portfolio di 6 diversi elective, tra questi 6 ne sceglierò ovviamente 4, come vedete posso scegliere dove studiarli, per cui se mi interessa il creativity marketing potrò andare a Londra, ma allo stesso modo se mi interessa il brand management andrò a Torino. Non è obbligatorio scegliere sempre la stessa città, quindi posso scegliere per esempio di fare il primo semestre a Torino, il secondo semestre a Londra e poi fare gli elective uno a Parigi, uno a Madrid, uno a Varsavia e uno a Berlino. Quindi alla fine del programma posso aver visitato tutti e 6 i campus senza limitazione di sorta, ma tenendo bene a mente quali potrebbero essere i paesi in cui ho più interesse nello stabilire un network professionale, perché ovviamente trascorrere del tempo sul campus ci dà più esposizione a quelle che sono le aziende che lavorano con la scuola stessa a livello di contesto paese. Per rendere il programma ancora più interattivo e pratico, abbiamo inserito i consultancy project, che sono 2, uno per semestre, uno per il primo semestre, uno per il secondo semestre. Cosa sono? Sono dei progetti che le aziende, ne vedete un elenco sulla destra, sono solo alcune, ci propongono ogni anno di svolgere in collaborazione con i nostri studenti. Per cui, per esempio, una Vodafone, anni fa ormai, si era rivolta a noi perché aveva un problema di branding a livello di tra i suoi impiegati. Per cui gli impiegati stavano pochissimo tempo, c'era un forte turnover, stavano pochissimo tempo all'interno dell'azienda e poi l'abbandonavano perché non trovavano un riscontro valoriale all'interno dell'azienda stessa. E l'azienda perdeva delle grandissime risorse, per cui come fare per trattenere queste risorse? È stato deliberato questo programma sui nostri studenti che hanno lavorato con l'azienda stessa per 6 mesi, part-time ovviamente, parallelamente alle lezioni, e poi hanno restituito il risultato a cui sono arrivati facendo delle proposte, facendo delle analisi, andando ad elaborare degli scenari possibili. L'azienda ha molto apprezzato il risultato a cui i ragazzi erano arrivati e ha negli anni a seguire implementato un programma di sviluppo delle risorse umane all'interno dell'azienda stessa, che andava a valorizzare le risorse, e effettivamente il tasso di retention dei diversi impiegati che l'azienda aveva è salito molto. Ecco, voi vi faccio vedere quindi il secondo video relativo ai servizi del Career Service.
Eccoci. Ovviamente questo video relativo a quello che sono i servizi offerti dal Career Service abbiamo tenuto ad inserirlo perché riteniamo che sia lo sviluppo di carriera sia fondamentale in un programma nello specifico come l'MBA. Quello che diciamo sempre è che un programma di MBA non potrebbe continuare ad esistere se gli studenti alla fine del programma effettivamente non trovassero un riscontro nel mercato a cui si vanno ad affacciare a livello professionale. Per cui chi mi chiede, ma se io faccio questo programma effettivamente voi mi garantite poi che io possa trovare un impiego dopo? Ovviamente non ci sarà nessuna scuola che vi garantirà nero su bianco di trovarvi un lavoro dopo aver seguito uno dei loro programmi, sia questo un MBA o qualsiasi altra tipologia di master. Quello che noi mettiamo in campo per riuscire ad andare in questa direzione e quindi tenere alto livello di soddisfazione dei nostri partecipanti sono sicuramente la Career Fair, che sono le immagini che avete visto scorrere poco prima, in cui appunto abbiamo centinaia di aziende ogni anno che vengono, soltanto sul campus di Torino, quest'anno ne abbiamo avute quasi 120, che vengono ad incontrare i nostri studenti e invitiamo le aziende solo nel caso in cui effettivamente abbiano delle offerte da offrire ai nostri profili. L'evento per le aziende è del tutto gratuito, per cui appunto abbiamo la facoltà di selezionare chi di loro far venire in modo tale da offrire agli studenti stessi un momento di valore in cui confrontarsi e fare già dei brevi colloqui con gli HR stessi per saltare magari degli step di valutazione in fase di poi di application verso una posizione aperta. Quello che vedete riportato invece in questa slide è come fosse una declinazione ad hoc per l'MBA di tutta una serie di servizi che il nostro ufficio carriere offre a tutti gli studenti, specifico per l'MBA per l'appunto, per cui ci sono dei workshop che noi abbiamo chiamato career workshop, in cui ci sono delle attività da fare nel concreto per potersi posizionare al meglio possibile sul mercato del lavoro. Banalmente 10 anni fa non si parlava o comunque non si dava tanto rilievo ad un profilo fatto in modo corretto su LinkedIn, ad oggi è fondamentale e bisogna sapere utilizzare lo strumento per poter avere successo nell'utilizzo stesso. Ci sono delle sessioni specifiche, per esempio sul mercato, quindi sul job market, quindi dove sta andando, quali sono i mercati che trainano di più, quali sono quelli più interessanti magari per un obiettivo specifico, quali potrebbe essere la mobilità internazionale, in quali settori invece devo investire più tempo nella ricerca se non sono interessato a viaggiare molto, quali potrebbero essere i settori invece che sono magari molto, molto richiesti ad oggi, ma che magari tenderanno a spegnersi nel giro di breve tempo. Abbiamo poi la partecipazione degli ex studenti, che non sono da meno, nel senso che gli ex studenti stessi tantissime volte si prestano per poter essere loro stessi traslarsi, per cui dalla parte degli studenti andare dalla parte delle aziende e loro stessi fare delle assunzioni verso gli studenti che stanno frequentando il programma. Ultimo ma non ultimo, le sessioni di coaching individuale sono fondamentali perché noi dal primo giorno coinvolgiamo degli headhunter che hanno l'obiettivo di lavorare con i nostri studenti al fine di individuare quale potrebbe essere un obiettivo realistico alla fine del programma stesso. Per cui, come avete visto, abbiamo studenti che arrivano da qualsiasi tipologia di background e che vogliono magari cambiare completamente. È possibile, tantissimi di loro ce la fanno. Ovviamente più il cambio è drastico, quindi più si vogliono cambiare le dimensioni di paese in cui si lavora, settore, posizione, industria, voler incrementare di molto il proprio salario, ovviamente per andare a raggiungere questa tipologia di obiettivi bisogna fare degli sforzi differenti in base a qual è il punto di partenza. Certe volte arrivano da noi studenti che effettivamente non hanno idea di quali potrebbero essere questi sforzi richiesti, e gli incontri individuali servono proprio a capire se l'obiettivo è possibile, in quanto tempo e con quali sforzi. Quindi quello che succede alla fine del programma, per cui il 90% delle persone che trova impiego entro 3 mesi dalla fine del programma è una percentuale molto alta. Ed è perché è così alta? Perché per affacciarsi al mercato del lavoro attuale bisogna conoscerlo molto bene, bisogna sapere altrettanto bene come approcciarlo, e le opportunità di lavoro ci sono sempre, sempre ci saranno, perché le persone cambiano sovente posizione azienda, quindi si aprono delle posizioni, bisogna saperle cogliere ed essere preparati per arrivare nel momento giusto, nell'azienda giusta, per cui
noi quello che facciamo è facilitare l'incontro tra studenti e aziende, preparare le aziende per accogliere dei profili così particolari, quali appunto i laureati di un MBA, che non è un programma standard nell'educazione di un profilo italiano. Allo stesso modo prepariamo gli studenti in modo tale che si presentino nel modo corretto alle aziende, riescano a valorizzarsi e riescano quindi a raggiungere i loro obiettivi. Adesso vi farò vedere un video su quello che riguarda il networking, perché appunto, come vi dicevo, uno dei pilastri dell'MBA fondamentale, l'opportunità di scambio di opinioni e di confronto verso le aziende stesse che lavorano con noi. E poi appunto ritorniamo dai nostri ex studenti per capire che fine hanno fatto ad oggi. Quindi arriviamo a che cosa fanno oggi i nostri studenti dell'anno scorso, alcuni di 2 anni fa, altri. Cristina, appunto, per esempio, lei ha cambiato solo ruolo perché ha scelto di rimanere all'interno di Banca Dasti, nel suo fondo della sua fattispecie, è una delle ragazze che ha chiesto aspettativa per 10 mesi, gli è stata concessa da parte dei suoi datori di lavoro e quindi ha avuto modo di avere una promozione pur rimanendo alla stessa azienda. La stessa azienda è senza licenziarsi per dover frequentare il programma. Elisa ha cambiato totalmente perché, come avevate visto all'inizio, lei arrivava da una laurea in scienze umanistiche, in scienze biofarmaceutiche, e adesso appunto fa totalmente qualcosa di diverso, per cui si occupa di consulenza e di sales. Silvia Paolucci, nonostante sia italiana, è da tanto tempo che lavora a Berlino, aveva una laurea umanistica alle spalle, non riusciva a scavallare per superare un ruolo di risorse umane più operative a fare qualcosa di invece più strategico, e attraverso il programma ha cambiato aziende, è passato da Zalando ad Amazon e finalmente ha raggiunto l'obiettivo, quello di avere un ruolo più strategico. Stefano Della Rolle arrivava invece da un programma di laurea ingegneristica ed è adesso nel settore bancario, più in senso lato. E Luca D'Unvito invece arrivava da una laurea triennale fatta in una scuola internazionale e ad oggi ha cambiato tutto, per cui ha cambiato sia paese di impiego che azienda che ruolo, ed è uno dei ragazzi appunto che ha fatto il salto maggiore. Quindi, adesso io la parte di presentazione del programma l'avrei terminata e sono disponibile a rispondere a tutte le vostre domande. Vi lascio in sovrimpressione i miei contatti, così potete conservarli e potete contattarmi anche via mail se vi fa piacere. Ovviamente al numero fisso ad oggi non risponde nessuno, ma sul sito trovate anche il numero di cellulare, per cui potete poi contattarmi come meglio preferite. Anche tramite WhatsApp. Ci tengo appunto a
a precisare che sul sito potete trovare i riferimenti di diversi dei nostri ex studenti o dei nostri student ambassador, per cui le persone che ci fanno da rappresentanti, nonostante siano loro stessi dei nostri studenti. Ne trovate di tutti i tipi, di tutti i profili, ne trovate di, appunto, potete sceglierli in base alla nazionalità, li potete scegliere in base al percorso di studi che hanno alle spalle. Questo può esservi utile per avere un confronto diretto con qualcuno di loro che possa darvi un feedback del tutto disinteressato. La caratteristica, ovviamente, per ciascuno di loro che è riportato sul sito è che ha studiato in campus diversi rispetto al suo compagno, al suo collega di fianco. Per cui quello che vi posso suggerire è non limitatevi a contattarne uno soltanto, ma possibilmente più di loro, in modo tale che possano darvi punti di vista su campus diversi. E per esperienza so che chi ha studiato, per esempio, a Parigi e Berlino sarà pronto a giurare che Parigi e Berlino siano i campus migliori in assoluto. Viceversa, chi ha studiato a Torino e Madrid sarà pronto a giurare che Torino e Madrid siano i campus migliori in assoluto. Per cui fatevi un'idea completa. Se siete alla ricerca di un MBA e quindi di un programma che possa segnare la svolta per la vostra vita lavorativa, non perdete l'occasione di confrontarvi con più scuole possibili. Fatevi un'idea di quelli che sono i valori della scuola, per cui appunto noi crediamo tantissimo sull'internazionalità, crediamo tantissimo sullo scambio di esperienze sia dal punto di vista formativo che lavorativo tra docenti e studenti, tra docenti stessi, tra studenti di diversi programmi. Ci sono altre, puntiamo tantissimo sulla flessibilità internazionale, non soltanto all'interno della classe, ma anche post programma, per cui la stragrande maggioranza dei nostri studenti o dei ex studenti che andrete a contattare, che avete modo di incontrare, sono persone che guardano alle opportunità all'estero e di mobilità in modo molto interessato. Ci sono altri programmi di MBA, ce ne sono tantissimi, che magari sono più nazionali, per cui non dico che hanno meno valore rispetto al nostro, ma hanno un valore molto diverso. Per cui se cercate di avere opportunità di crescita solo ed esclusivamente sul mercato italiano, il nostro MBA potrebbe essere una buona commistione delle due cose, perché potrebbe darvi la possibilità di fare 6 mesi all'estero e 6 mesi in Italia e poi giocarvi questi 6 mesi all'estero come esperienza internazionale, di fatto in un contesto protetto, verso aziende che cercano comunque dei profili internazionali ma che vogliono crescere in Italia. Diversamente potrebbe valer la pena, nel vostro caso, se siete questo tipo di persona, rivolgervi a programmi interamente svolti in Italia, perché pensate che la scuola su cui andrete ad investire potrebbe avere più contatti con aziende italiane. Noi, facendo parte di una scuola così grande, con così tanti contatti aziendali, molte volte abbiamo contatti con aziende di dimensioni molto grandi. Magari non è quello che interessa a voi, magari siete alla ricerca di start-up, magari start-up di un settore molto specifico. Per cui sicuramente l'obiettivo finale che avete in mente dopo aver frequentato questo tipo di programma vi potrà aiutare nella scelta del programma ideale per voi. Il livello di soddisfazione, io mi sento molto contenta e molto orgogliosa di poter presentare questo programma in questa scuola, perché non conosco studenti che abbiano studiato con noi che tornino indietro dicendo: guarda, tornassi indietro farei un'altra scelta. Penso che questo risultato si possa raggiungere soltanto se la persona che sceglie il programma è una persona informata, che ha fatto tutte le ricerche possibili e che è veramente convinta della scelta stessa che sta facendo. Ovviamente la qualità della didattica, a livello proprio di tipologia di docenti che vengono proposti in aula, i contenuti, i rapporti con le aziende, quindi tutta la parte di qualità di corsi erogati è imprescindibile, ma io penso che la qualità, appunto, della didattica non sia, insomma, se uno va a valutare le migliori scuole al mondo o europee all'interno dei ranking più famosi, quali per esempio quello del Financial Times, questa qualità sia data per scontata, nel senso che diversamente queste scuole non potrebbero essere all'interno di questi ranking. Quindi, fatto, se voi vi rivolgete a un brand di punta, quindi una scuola di punta riconosciuta a livello internazionale, la qualità della didattica, secondo me, dovreste darla quasi per scontata. Dovete andare a scavare un po' più nel profondo se le attività extra proposte vi interessano.
se le persone che hanno frequentato la scuola sono persone con cui vi trovate bene, perché pensate che dovreste trascorrere con loro 10 mesi, questo significa che se pensate che le persone che frequentano questa scuola o un'altra scuola non sono le persone adatte per voi, perché non vi trovate bene, non c'è sintonia, sicuramente 10 mesi diventano impegnativi. Per cui appunto noi come responsabile delle admission, io appunto nello specifico mi occupo della parte di marketing e comunicazione del campus di Torino, e da tra un paio di settimane la mia collega che si occupa nello specifico dell'MBA tornerà da un periodo di maternità, per cui sarà poi Veronica a seguire e a darvi informazioni insieme a me. Quindi noi siamo a vostra completa disposizione per esaurire tutto questo genere di dubbi, perché pensiamo che veramente fare la scelta giusta, soprattutto nello specifico per questo programma, sia di cruciale importanza. Per cui se abbiamo delle domande io rispondo volentieri. Sì, grazie Federica intanto per la presentazione. Quindi adesso possiamo passare alla sezione delle Q&A, quindi sì. Potete scrivere tutte le vostre domande come vi ho anticipato in precedenza, già ne sono arrivate un bel po'. Allora, vado in ordine se vuoi. Sì, come vuoi. Alcune magari sono anche in ambito prettamente tecnico, sì, magari qualcosa l'hai già detto, ma comunque la riprendiamo esatto. Per chi è entrato anche dopo. Sì, allora, se il percorso si sceglie all'inizio o alla fine. Allora, il percorso in generale di MBA è un percorso di general management, quindi i contenuti a livello proprio di materie che si vanno a studiare non cambiano in nessun caso, non sono legate alla destinazione in cui si va a studiare. Per cui rimangono i corsi esattamente gli stessi per qualsiasi città si scelga. Quello che cambia ovviamente il network delle aziende che gravitano intorno alla scuola. Quindi quello che si fa in fase di application, quindi all'inizio, è scegliere i campus in cui si vuole studiare, e noi suggeriamo di scegliere i campus in cui studiare in base a dove ci si vede lavorare immediatamente dopo la fine del programma e magari sul lungo termine. Per cui tantissimi italiani scelgono di fare un primo semestre a Torino per un discorso di lungo termine, per cui pensano che a distanza di 2 o 3 anni passati all'estero vogliano comunque poi poter ritornare in Italia con facilità, quindi il network italiano sicuramente è utile da coltivare dall'inizio, e poi magari un secondo semestre per dire a Londra, perché è il settore a cui sono più interessati, è il settore finanziario, e Londra è effettivamente la capitale, è ancora ad oggi la capitale finanziaria, per cui perché no. Poi, donne sui 40 anni partecipanti al vostro MBA, se sono riuscite a cambiare la posizione lavorativa. Allora, donne di 40 anni, in realtà io ne ricordo una negli ultimi 5 anni, che però era una nostra partecipante che era stata mandata a frequentare l'MBA dalla sua stessa azienda. Quindi l'azienda aveva sponsorizzato l'MBA e quindi ovviamente gli ha fatto poi cambiare posizione all'interno dell'azienda stessa. Il programma di per sé lo limitiamo a persone che non superano i 32-33 anni, quindi cerchiamo di avere un'età media che è compresa tra i 28 e i 30 anni, ma tipicamente non consigliamo un MBA full time a chi ha sopra i 35-36 anni, a meno di casi veramente appunto specifici, tipo questa persona che aveva più di 40 anni perché ne aveva 43. Per cui si valuta persona per persona, però tipicamente l'età media è un po' più bassa perché per chi ha sopra i 35 anni suggeriamo percorsi part-time, quindi che non prevedano di lasciare il lavoro. Requisiti di livello inglese richiesto? Sì, certamente. Allora, l'inglese è fondamentale perché ovviamente è il mezzo di comunicazione. Chiediamo, per chi ce l'ha, una certificazione IELTS con 7 o un Cambridge Advanced o un TOEFL da 100 punti. Chi non dovesse avere la certificazione in inglese, ad oggi sia IELTS che TOEFL offrono delle soluzioni online, quindi si può comunque ottenere la certificazione senza andare in un centro vero e proprio aperto, insomma fisico. Per chi non avesse piacere di sostenere una di queste certificazioni, abbiamo noi un nostro test inglese da proporre, che dura comunque 3 ore, si fa sempre online con la nostra supervisione, e se il risultato è positivo, quindi è un livello C1, si può procedere con questo. Costi e borse di studio. Allora, il costo del programma è di 46.000 euro, a cui si possono togliere diverse scontistiche o comunque borse di studio in base al periodo in cui si applica e in base al profilo che si ha in fase di test, di selezione stesso.
Per accedere al programma ovviamente serve un test di selezione. Per chi sceglie di fare l'application online, che è lo primo step di domanda, di chiudere il processo di application online entro il 31 maggio, può beneficiare di uno sconto di 7.500 euro, a cui si possono aggiungere fino ad un massimo di 15.000 euro per via della tipologia di profilo che si ha, per cui si sia un profilo particolarmente meritevole. Se si è, per esempio, delle donne, ci sono delle borse di studio dedicate che appunto possono arrivare fino a 15.000 euro. Se si è fatto un test di selezione particolarmente eccellente, quindi che si arriva con un voto finale di ammissione alto, si può arrivare a totalizzare una scontistica di 10.500 euro. Tutti i prezzi in chiaro, con tutte le diverse possibilità di borse di studio, di grant e early bird, che sono appunto le scadenze anticipate, sono sul sito, per cui se vedete sulla slide c'è scritto spe.eu/MBA, nella sezione Fees and Financial trovate tutto quello, molto chiaramente scritto, tutto quello che è necessario sapere a livello di costi, borse di studio e soprattutto anche di prestiti d'onore che potrebbero fare in ogni caso comodo. Allora, percorso in azienda, forse la seconda, questa domanda forse non era relativa a un momento specifico della presentazione. Quante ore minimo alla settimana e quali sono i costi? Allora, il programma si articola su appunto 10 mesi, quest'anno dovremmo iniziare tra appunto la metà, alla fine di settembre. È un programma full time, quindi dalle 6 alle 8 ore al giorno con presenza obbligatoria, registriamo appunto la presenza, e anche qualora quest'anno abbiamo erogato delle lezioni online, abbiamo dei sistemi di riconoscimento facciale per cui verifichiamo che effettivamente la persona sia presente alle lezioni. Non si può, a mio avviso, studiare e lavorare contemporaneamente. E il secondo semestre è tipicamente un pochino più leggero del primo a livello di carico di ore settimanali, perché presumiamo che appunto alla fine del secondo semestre i ragazzi abbiano necessità di avere più tempo da dedicare ai colloqui di selezione con le aziende. Il titolo che rilascia il programma di MBA, nostro programma di MBA di SP, è un titolo di secondo livello, per cui è un titolo di grade master firmato dal Ministero dell'Istruzione francese, per cui è un titolo da 120 crediti pari, equipollente, ugualmente spendibile rispetto se paragonato ad una laurea magistrale italiana. Per cui sì, è un titolo riconosciuto in Italia, negli USA e in tutto il mondo, perché grazie al processo di Bologna tutti i titoli da 120 crediti sono equipollenti tra di loro. Allora, i criteri di ammissione sicuramente sono un titolo di laurea, quindi o triennale o specialistica, con minimo 3 anni di esperienza lavorativa in entrambi i casi, quindi anche fosse la laurea specialistica comunque sono richiesti 3 anni di esperienza lavorativa, un certificato di inglese, altrimenti possiamo fornire noi il nostro test di inglese come sostituto. Per chi avesse un GMAT, assolutamente teniamo in considerazione il GMAT. Chi non avesse il GMAT può sostenere il nostro test di logica deduttiva e numerica. E poi, una volta completati il test inglese e il test di logica, si passa ad un colloquio personale, che è la parte fondamentale del processo di valutazione del candidato stesso, in cui appunto valutiamo il potenziale della persona che abbiamo davanti e la compatibilità del profilo e delle aspettative con quello che poi effettivamente è la nostra offerta formativa. Ok, allora, quindi qualcuno mi scrive che ha lavorato nell'ambito del Finance M&A. Sì, allora, abbiamo tantissime persone che arrivano che si affacciano ad un percorso di MBA per entrare poi all'interno del settore Finance, M&A, Private Equity, Fondi, Investment Banking, tutti quelli che sono elencati in sostanza. Quindi sì, ne abbiamo tantissimi di studenti, anzi il settore finance e nello specifico M&A e investment banking sono tra i più richiesti in assoluto insieme alla consulenza, per cui sì, lavoriamo tantissimo con aziende che offrono aziende di servizi di questo tipo, perché appunto tantissimi ce lo chiedono, non soltanto per l'MBA ma anche per altri programmi.
Con esperienza lavorativa di 3 anni, se si intende un settore specifico? No, assolutamente no, non si chiede un settore specifico, non necessariamente devono essere 3 anni nella stessa azienda. Quello che è necessario è che le esperienze lavorative possano essere provate da certificati lavorativi lasciati dal datore di lavoro stesso, che vengono chiesti poi in fase di application, per cui non ci interessa avere il contratto di impiego completo, perché magari potrebbe avere dei dati sensibili che non avete piacere di condividere, ma sicuramente chiediamo che siano lavori verificabili, per cui se sono lavori part-time ci interessa sapere che siano part-time, verificare che siano part-time, perché a quel punto conterebbe come la metà, per cui una persona che lavora per 3 anni part-time come se avesse lavorato un anno e mezzo. Diversamente, se sono stati 3 anni all'interno della stessa azienda e se sono visti dei progressi notevoli da un anno all'altro, per cui una crescita di carriera, questo è altresì importante perché viene valorizzato tantissimo in fase di valutazione del profilo. Le borse di studio, di nuovo, non sono tutte quante perfettamente riportate sul sito nella sezione Fees and Financial. Non voglio essere evasiva su questo adesso qui, ma so che sul sito c'è scritto molto di più rispetto a quello che potrei dirvi a voce e quindi vi consiglio di andare a guardare lì. Quello che vi posso sicuramente anticipare, non abbiamo mai avuto e non penso che mai le avremo, non abbiamo borse di studio copertura totale. Per cui arriviamo da un 46.000 euro di partenza di programma, il massimo della scontistica ottenibile è di 15.000 euro e ad oggi se scegliete di chiudere l'application entro la fine del mese di maggio, quindi c'è ancora un mese di tempo, potreste beneficiare in automatico, senza nessun requisito, soltanto per aver chiuso l'application entro il 31 di maggio, di una scontistica di 7.500 euro. Quindi appunto il minimo che potreste andare a pagare sarebbe 31.000 euro, il massimo sono 46, nel mezzo ci sono delle fasce di prezzo in base alla tipologia di profilo che avete. Vi consiglio veramente di andare a vedere sul sito perché c'è tutto scritto e penso che sia il posto più completo in cui avere questo tipo di informazione. Allora, il programma può essere eseguito solamente in modalità fisica o anche in modalità e-learning. Allora, ad oggi l'ultima parte del corso, quindi quella che è andata da marzo ad aprile e poi con gli elective a maggio, è stata erogata totalmente online per ovvie ragioni. Ci aspettiamo da settembre di poter comunque continuare ad erogare fisicamente, magari con classi contingentate, quindi con meno persone presenti per classe. Tuttavia, il programma è configurato per essere un programma fisico, per cui sicuramente se doveste scegliere di studiare da noi vi sarebbe richiesto di spostarvi, ovviamente nel momento che non poteste essere possibile per modalità, per causa di forza maggiore è un altro discorso, però non nasce come programma online, ma nasce come programma esperienziale in cui appunto ci si incontra con i propri compagni di classe e con i docenti. Differenziare gli assi di competenza comprendendo un dispendio di risorse importanti per lo studente. Avete un campus per ogni sede? La prima parte della domanda non è del tutto chiaro, però un campus per ogni sede, noi non abbiamo campus intesi quali quelli americani in cui appunto c'è un dormitorio e si può vivere all'interno di una struttura sola per tutto l'anno volendo. Abbiamo delle residenze universitarie convenzionate, abbiamo dei privati che ci offrono degli appartamenti da affittare. Noi come campus intendiamo il posto in cui effettivamente si seguono le lezioni, per cui questo è quello che noi intendiamo per campus. In ogni sede c'è un campus, quindi in questo senso sì, assolutamente sì. Allora, ti è richiesto il GMAT. Appunto, il GMAT non è obbligatorio. Per chi ce l'ha, io consiglio di presentare un GMAT che vada almeno dai 600 dai 600 punti a salire. Diversamente, chi magari ce l'ha con un punteggio più basso, io consiglio di fare il nostro test di logica e poi a quel punto teniamo in considerazione qual è il punteggio che è andato meglio. Il GMAT non è, il punteggio del GMAT non è una discriminante, per cui se uno dovesse avere un GMAT basso o un test di logica basso, ma poi tutto il resto del profilo funziona e il colloquio va molto bene, non è il GMAT a dire dentro fuori. Quello che può fare la differenza sul ammissibile e non ammissibile è la certificazione d'inglese, perché chiaramente chi non ha il mezzo linguistico può avere un profilo eccezionale, però poi in un contesto di classe internazionale si troverebbe
troppo penalizzato. Allora, le compagnie partner che avete proposto sono in realtà molto importanti, tuttavia l'internship da seguire part-time verrà coordinato da voi oppure lo studente va. No, allora, non, quello che ho menzionato, i company project, non sono internship, sono progetti di consulenza coordinati dalla scuola, nel senso che sono la scuola e la scuola a occuparsi di trovare le aziende che abbiano dei progetti adatti per i nostri studenti. Però il progetto viene svolto non in azienda, ma in remoto, quindi di fatto gli studenti non devono, vanno in azienda per ricevere la consegna del progetto, vanno in azienda per magari degli incontri periodici e sicuramente vanno in azienda alla fine del progetto per presentare i risultati del progetto stesso. Tuttavia, appunto, il company project è un momento di confronto tra studenti principalmente, coordinati da un tutor aziendale che tipicamente è un nostro professore, quindi che guida quello che si sta facendo in modo tale che sia anche proficuo per mettere in pratica qualcosa che si è appreso a livello teorico un attimo prima nella lezione precedente. Non è competenza dello studente cercare l'azienda assolutamente, se no perderebbe proprio di scopo il progetto stesso. Allora, MBA part-time, abbiamo degli MBA part-time, sì, però soltanto quando si parla di executive MBA, quindi quando parliamo di executive MBA ci rivolgiamo a persone che abbiano minimo 5 anni di esperienza lavorativa manageriale, che intendiamo quale esperienza lavorativa che preveda il coordinamento di persone, quindi chi ha già sotto di sé risorse di persone da gestire da più di 5 anni può rivolgersi da un executive MBA, che è un programma totalmente flessibile, che non prevede che ci si licenzi, comunque che si prenda una pausa dal proprio lavoro, però appunto sono profili decisamente più senior, l'età media di un executive MBA è intorno ai 40 anni, per cui tutto un altro paio di maniche rispetto al full-time MBA. L'executive MBA, per dire, non ha un servizio di career service, perché è rivolto appunto a persone che vogliono rimanere all'interno della propria azienda e quindi offrire un servizio di uscita per andare in un'altra sarebbe controproducente. Lo stage viene considerato come esperienza lavorativa? Sì, nel senso che a noi non interessa a livello del computo dei 3 anni di esperienza lavorativa per essere ammessi, non ci interessa sapere che tipo di contratto effettivamente avevate, noi interessa sapere che cosa facevate, per cui capire che tipo di valore ha l'esperienza che si è fatto, per quanto tempo, comunque carico orario giornaliero, proprio se fosse un part-time o un full-time. Il back hire è riconosciuto come certificato d'inglese? No, riconosciamo il CAE. Non abbiamo campus, come dicevo prima, non abbiamo campus nostri in cui alloggiare, ma offriamo tutta una serie di servizi che sono proprio rivolti alla mobilità degli studenti internazionali. Come potete immaginare, abbiamo studenti che arrivano da tutto il mondo, per cui pensare che, per esempio, un ragazzo cinese si riesca da solo a trovare un posto in cui dormire, un accommodation, per dire a Londra o anche solo a Torino, sarebbe veramente complicatissimo per loro, per un fattore linguistico, per un fattore culturale. Per cui abbiamo tutta una serie di persone preposte, una per campus, per fare in modo che facilmente ci si possa ricollocare da una città all'altra senza avere compensi di nessun tipo, senza rimanere in hotel o appunto sospesi per lungo tempo. Sì, sono parte integrante del programma, per cui si devono sostenere in sede, nel senso che i nostri esami sono organizzati in modo tale che ogni 3 mesi ci sia una sessione di esami. Questo vuol dire che magari nei primi 3 mesi ho seguito cinque diverse materie, alla fine dei 3 mesi avrò una settimana in cui avrò esami ogni giorno, per cui cinque esami in 5 giorni. Se non passo l'esame, ho la possibilità di ripetere, di fare un secondo tentativo, ma al secondo tentativo il massimo punteggio che posso ottenere è come se fossero 18 trentesimi per noi italiani. Per cui quello che noi cerchiamo di fare è di spronare gli studenti a passare l'esame al primo colpo e di studiare un po' per volta. La votazione dell'esame stesso è data dall'esame, quindi quello che si fa nella giornata specifica, la partecipazione in aula e i lavori in gruppo. Quindi c'è tutta una componente legata proprio all'attività quotidiana che viene fatta in aula per favorire l'apprendimento giorno per giorno, un po' per facilitare anche lo svolgimento, per esempio, dei
dei company project è un po' perché pensiamo che un programma così intenso di 10 mesi sia, come dire, fondamentale adeguarsi un po' per volta alle nozioni che si stanno apprendendo, altrimenti prendere tutto alla fine sarebbe addirittura controproducente. Io ho ancora forse un video veloce da farvi vedere. Vediamo se lo trovo. Grazie intanto Federica per aver risposto alle tante domande che sono arrivate veramente di ogni tipologia. Ok. Vuoi far vedere il video? Se riesco sì. Ok. Così chiudiamo con questo. L'ultima domanda al volo che era arrivata. Sì. Era da parte di Angela che chiedeva se un candidato non ha anni di esperienza lavorativa o comunque un'esperienza lavorativa inferiore ai 3 anni, sì. Può essere preso in considerazione per l'MBA? Allora, per l'MBA nello specifico possiamo avere delle eccezioni se arriviamo ad un... Comunque sotto i 2 anni di esperienza lavorativa post laurea è pressoché impossibile entrare nel programma perché per un discorso di omogeneità della classe sarebbe molto svantaggioso avere persone in classe sotto, cioè poco congruo per i partecipanti stessi avere persone che hanno magari 8 anni di esperienza lavorativa e altri che ne hanno meno di 2. Per cui sotto i 2 anni di esperienza lavorativa sicuramente non si possono fare eccezioni. Fino a 2 abbiamo fatto delle eccezioni, per esempio per studenti che hanno alle spalle un PhD, per cui hanno fatto effettivamente dell'esperienza lavorativa, però allo stesso tempo era un'esperienza formativa, quindi sì, c'è stato un minimo di tolleranza in questo senso, però appunto non è così immediato, bisogna valutare persona per persona. Perfetto, grazie. Se riesco vi faccio vedere questo video e vi ringrazio fin da ora per il tempo che mi avete dedicato e spero di ricevere le vostre richieste se vi interessa il programma. Siamo in conclusione, io ringrazio nuovamente Federica Siminato che ci ha esposto questo programma di SCP Business School, ringrazio anche tutti i partecipanti che sono rimasti fino ad ora e che hanno fatto tutte le loro domande e curiosità, speriamo appunto che siate in tanti a ricontattare Federica in generale SP. Vi ricordo che nei prossimi giorni riceverete anche una nuova mail contenente tutti i contatti e riferimenti del percorso che abbiamo presentato oggi e in generale di SCP, in modo tale da poter approfondire ulteriormente tutti i dettagli di questo MBA. Quindi ringrazio nuovamente ancora una volta Federica e vi do appuntamento al prossimo webinar di SCP. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao.